Amici sportivi, a tutti voi la più cordiale buonasera dallo stadio Porta Elisa. Da poco si è conclusa la partita tra Lucchese e Riccione, come è prevedibile, tutto facile, tutto scontato, anche il punteggio 6-0 con cui i rossoneri hanno liquidato la pratica di questa giovane e inesperta squadra romagnola. Una partita che la Lucchese è riuscita a sbloccare abbastanza presto, due gol nei primi 15-20 minuti e poi la squadra di Pagliuca è andata in scioltezza, nonostante che oggi il tecnico di Cecina abbia presentato un 11 piuttosto alternativo rispetto allo schieramento tipo. Andiamo allora subito a rivedere questo larghissimo successo 6-0 con cui la Lucchese ha battuto la formazione del Riccione. Torna il campionato, viva il campionato, la lunga corsa a tappe, 13 per esattezza, propone alla Lucchese una frazione che in gergo ciclistico definiremo di trasferimento, piatta. Arriva Riccione talmente modesto e sbalestrato che le agenzie di scommesse non quotano il match. Insomma, solo la fine del mondo potrebbe cambiare l'esito di un match che pare scontato. Molto volente, poco nolente, Pagliuca schiera una formazione inedita. Le novità sono Biagini e Foresta in difesa, Gialdini e Ghardoni a centrocampo. Interessante verificare il trio d'attacco Tarantino De Luca Caboni, anche se l'interlocutore è poco attendibile. In panchina si rivedono Zinetti e Nolè non piove, anche questa è una notizia la partita come dicevamo non è quotata dagli alibratori e si capisce subito perché Lucchese in vantaggio, De Luca fila via sulla sinistra e rimette in mezzo un pallone invitante che Tarantino in corsa scaraventa dentro non ha rete per il Naza, ormai vicino alla doppia cifra, la Lucchese cerca il raddoppio, ci va vicino Biagini che incorna di testa sul solito calibrato angolo di Tarantino, subito dopo ci prova anche Gialdini ma il portiere respinge il raddoppio però è maturo sugli sviluppi di un calcio d'angolo e Capitan Alibo a mettere dentro comodo comodo di testa dopo azione piuttosto convulsa è un monologo lucchese che colleziona angoli e che ha in tarantino uno dei suoi giocatori più ispirati qui per poco non gli riesce la giocata ad effetto il tempo si chiude con un tiro di de luca ribattuto in angolo sugli sviluppi del corner acrobatica mezza rovesciata di calistri che finisce sull'esterno della rete in avvio di ripresa lucchese subito sul 3 0 l'assist dalla sinistra di caboni per il colpo di testa vincente del centravanti salernitano alla terza rete in rosso nero al sesto la lucchese si Porta sul 4-0, punizione di Tarantino per la testa di Calistri che svetta il pallone, passa tra le gambe del portiere. Quinta rete stagionale per le tante difensore centrale di Montecatini. Pagliuca fa esordire Papini al posto di De Luca che esce tra gli applausi Papini che rischia subito di andare in gol ma il suo colpo di testa viene respinto sulla linea Al diciassettesimo però il pocherissimo è servito Calcani calcia in diagonale Un tiro cross su cui Tuccillo spiazza e mette il pallone alle spalle del portiere Napoleoni Il primo set si chiude al ventiduesimo della ripresa Caboni viene atterrato in piena area di rigore Per l'arbitro nessun dubbio Calcio di rigore che Tarantino con fair play Lascia al compagno di squadra che spiazza il portiere Romagnolo il Santino si mangia poi il sette bello poco prima della mezz'ora, tutto solo davanti al portiere e il Riccione rimane in 10 per l'espulsione rosso diretto del difensore Lauritano. C'è ancora il tempo da notare il palo di Floris al quarantatresimo con un ottimo stacco di testa del centrocampista sardo. Si giocano tre minuti di recupero ma il risultato non cambia. La Lucchese in camera è un facile successo e rimane a quattro punti dalla correggese. Insomma, la volata finale, sempre per rimanere in tema ciclistico, è appena iniziata. Vediamo anche i risultati di questa giornata che segnava la ripresa del campionato dopo la sosta, adesso soste non ce ne saranno più, evidentemente la sosta ha fatto bene agli attaccanti, un po' meno alle difese, visto che si sono segnate tantissime reti. I risultati. Ed ora la classifica, anche qui in linea con quelle che erano le previsioni, non cambia nulla con la Correggese che mantiene i suoi quattro punti di vantaggio sulla Lucchese e dietro le altre che continuano ad inseguire, a distanza però ben più ragguardevole la classifica. Fabrizio Vincenti di Gazzetta Lucchese, la potremmo dire facendo una battuta non tanto originale, primo set, Lucchese vince 6-0, insomma tutto, tutto persino troppo facile oggi no? contro questo riccione. Beh, diciamo che era scontata la vittoria di oggi: Il, la squadra romagnola è venuta qui con una, una batteria di ragazzi della Juniores. Quindi era chiaro che l'unica cosa che doveva fare la Lucchese era sbloccare subito la gara, cosa che ha fatto, e non crearsi problemi da un punto di vista di cartellini gialli e rossi o di infortuni. Quindi, diciamo, missione compiuta, ma era diciamo, abbastanza prevedibile. Non è cambiato nulla in classifica, anche questo era abbastanza prevedibile. Possiamo dire che la lunga volata finale forse comincia da domenica prossima, quando i rossoneri saranno a Chioggia, e la stessa capolista sarà Imola. Sì, domenica potrebbe essere un turno abbastanza interessante. Sarà importante non perdere terreno in quella circostanza e magari con un pizzico di fortuna sperare di recuperare qualcosa sulla capolista. Io credo che da marzo in poi inizieranno le partite dove effettivamente ogni domenica ci potrebbe essere qualche modifica alla classifica. Era interessante vedere alcuni giovani, mi pare in particolare questo Papini, no? classe 95, è entrato a circa mezz'ora dalla fine, non è dispiaciuto, no, pare che abbia i movimenti de del calciatore. A me mi è piaciuto è piaciuto per quanto vada naturalmente rivisto in partite di ben altro spessore, però i movimenti come hai detto ci sono, mi è sembrato uno che punta anche la porta, è sembrato subito spigliato, anche diciamo un giocatore subito che si vede che ha un certo carattere. Quindi l'approccio è stato positivo, poi naturalmente andrà rivisto, ma considerando che la Lucchese ha parecchi problemi sui 95, eh, io ritengo che potrebbe anche essere stato davvero un acquisto indovinato. Ultima notazione sul centrocampo dove abbiamo visto dei ragazzi che possono rappresentare una valida alternativa ai titolari, visto che dovrebbe rientrare poi anche lei, mi riferisco a Gialdini, a Calcagni, allo stesso Floris. Sì, io credo che siano andati tutti bene, ripeto, oggi è una partita che è difficile un po' eh, è una partita dalla quale è difficile fare la, la, la misura esatta del valore di questi ragazzi. Comunque la partita l'hanno fatta con, diciamo tutto sommato con eh, diligenza, andranno anche loro rivisti in un'altra circostanza. Fermo il che a centrocampo, tutti aspettiamo il ritorno di Nolè che è veramente uno di quelli imprescindibili in questa formazione. Allora, Guido Pagliuca, cominciamo da questo 6-0, una partita che si sapeva non avrebbe proposto grosse difficoltà, in effetti è stato così. Sì, sì, no, è andata così. È, una partita. è stato un bell'allenamento, dai, contro una squadra di, imbottita di ragazzi che ora ho sentito rifanno un po' la squadra in settimana. Quindi, bene. L'unica cosa che ti sei raccomandato dopo 15 giorni, in cui in parole povere non ci eravamo più sentiti, bisogna tutti stare un po' più calmi, più tranquilli, non bisogna mettere troppa pressione, altrimenti ci consumiamo ben prima del 4 maggio. Vuoi ribadire questo concetto? È dall'inizio, da luglio, che come si entra in sala stampa, come si apre un sito, come si apre qualcosa, si parla del campionato, 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 chi lo vorrà vince, chi non lo vorrà vince ma cioè, tutti noi si può vincere, il presidente lo può vincere la società lo può vincere, l'allenatore lo può vincere, la squadra lo può vincere, voi lo volete vincere, i nostri tifosi lo vogliono vincere, tutti si può vincere e questo è fuori discussione. Dal momento che tutti si può vincere, mancano 12 partite, abbiamo focalizzato l'obiettivo, è in cima alla montagna, è lì l'obiettivo e se noi tutte le volte si alza la testa e si guarda la cima del monte e ci vengono le vertigini. Noi pensiamo una settimana alla volta, una partita alla volta, Basta parliamo della partita che verrà, carichiamo la squadra, aiutatemi a caricare la squadra per la partita per la dodicesima finale 12, 11 e alziamo la sticella una volta. Se arriva a maggio si conta quello che abbiamo fatto, anche perché. Andare a chiedere sempre cosa ha fatto la correggese diventa... Oggi siamo entrati fra il primo e il secondo tempo, lo speaker diceva la correggese sta vincendo 3 a 0. I ragazzi mi hanno guardato e mi hanno fatto no, mister, che è così. queste non sono cose che ci, che ci fanno. Noi ora tutti insieme, voi, noi, società, squadra, pubblico, tutti insieme in un'unica forza per cercare di fare queste 12 finali e raccogliere il più possibile, perché noi ci vogliamo andare. Bene ragazzi, bene il 95, abbiamo intravisto in Papini un giocatore che ha i colpi del giocatore, Foresta per la seconda domenica, direi, queste sono notizie confortanti per te. Sì, sì. Tutto positivo, io da ragazzi tutto positivo, perché ho, ho la possibilità di allenare un grande gruppo, delle grandi persone, e quindi tutto positivo, Dai, tutto veramente positivo, quello che ci sta intorno. Dobbiamo soltanto abbracciarci ancora di più tutti per, per fare qualcosa di più, per battere questa che ogni domenica perché Lucchese-Pisa diventi una realtà non solo un sogno pensare a Lucchese-Pisa, Lucchese-Prato Lucchese-Viareggio, Lucchese-Padova perché il Padova, Lucchese eh, eh, come si chiama, Juve-Stabia se ci mettono nel girone di Lasse la squadra che vince la mette nel girone cioè sono cose da brividi è impensabile no, non pensarci, quindi già noi ci pensiamo cerchiamo di smorzare un po' i toni Andrea Calistra e tante difensore centrale della Lucchese, diamo qualche numero Andrea sei gol a Riccione, quinto gol tuo rimane meno 4 dal, dalla Correggese, cominciamo dalla partita è una partita dove avete ripreso dopo la sosta stava tutto so, abbastanza facile no? Sì, sì, sapevamo che era una squadra con dei problemi però comunque dovevamo fare la nostra partita cercare di riprendere la marcia che avevamo lasciato cercare comunque di, di riprendere il ritmo partita perché comunque dopo due settimane non è proprio facilissimo anche a livello mentale ributtarsi comunque al 100% con intensità nel campionato è stata una discreta partita al di là dell'avversario e ora da martedì iniziamo a preparare una partita veramente difficile in trasferta. Il tuo gol, ce lo racconti, il quinto gol, un po' il pezzo forte del repertorio, no? Ti spingi in avanti sui calci piazzati, sui calci d'angolo, di testa. Sì, sì, sono situazioni che proviamo durante la rifinitura anche il sabato, con Nazarena che poi le batte a meraviglia. Sicché anche per noi difensori, quando andiamo a saltare, eh, ci rende la vita molto più semplice. Com'è stato oggi per la prima volta, credo, giocare senza avere al fianco e specie, Hai avuto invece Lorenzo Biagini. Sì, è una domenica di ferie, Marco. Vabbè, scherziamo, comunque ha fatto una grande partita anche Biagini, che è un ragazzo che comunque si allena sempre al massimo, anche se magari ha avuto poco spazio, quindi ha fatto i complimenti anche a lui, perché comunque si sta allenando benissimo e ha fatto una bella partita anche oggi. Ultima annotazione, diceva ai colleghi, noi dobbiamo continuare a fare il nostro, a vincere. Se poi quegli altri... Le vincono tutte, sono talmente bravi, ci inchineremo a loro. Eh, gli stringeremo la mano se, se su 17 partite di ritorno le vinceremo tutte, però noi dobbiamo concentrarci su noi stessi perché comunque sappiamo che la probabilità che facciano prima o poi un passo falso ci possono essere, eh, però noi non dobbiamo farci trovare impreparati quando accadrà. Domenica prossima a proposito voi a Chioggia con la Clodiense, loro a Imola, forse potrebbe essere una giornata già un pizzico più interessante di quella d'oggi Sì, però come ti dicevo la trasferta a Claudienze è secondo me, una delle più difficili del campionato quindi tralasciamo quello che può fare la Correggese e l'eventuale risultato perché ci distraerebbe troppo quindi prepariamo questa partita nei minimi particolari e portiamo a casa tre punti poi dopo il novantesimo vedremo anche cosa ha fatto la Correggese Fabio De Luca, allora il gol, se non ricordo male, correggimi del 3-0 in apertura di secondo tempo, terzo gol per te, so. stai tenendo una buona media mi pare. Sì, sono, sono contento perché comunque è chiaro che quando entri in campo per un attaccante vuoi... è importante fare gol, ecco, anche se eh, conta prima il risultato della squadra, però quando fai gol poi è sempre importante, ti dà fiducia anche per le altre partite, io ci sto riuscendo quindi... Sono contento così, speriamo di, di continuare con questa media, ma soprattutto speriamo di, di, di poter uh, vincere sempre e magari un giorno acciuffare gli altri che ci sono sopra, sì, perché vediamo che non stanno mollando. Bravi loro ma sono convinto che qualche punto per strada lo perderanno e noi dobbiamo essere bravi e fortunati lì a farci trovare pronti. Ecco. Queste partite sono un po' particolari, non so se nella tua carriera ti era capitato di giocarne altre, no? tutto sommato è vero, non rischi di perdere punti, però da un punto di vista estetico c'è anche tutto da perdere perché la concentrazione magari non sempre è quella. Come sono queste partite? Ma sono partite che vanno affrontate molto, molto vanno affrontate per bene. Ecco, noi siamo stati comunque bravi a sfruttare subito la prima occasione, quindi se tu riesci a sbloccare una partita del genere, allora puoi. È tutto in discesa, anche se a dire il vero comunque il mister pur in settimana non ci ha fatto mai perdere la concentrazione, perché il rischio potrebbe essere quello, ecco, inconsciamente comunque vai in campo sapendo già che vinci e quindi poi magari piano piano non riesci a sbloccare la partita, ti puoi innervosire, quindi c'hai tutto da perdere ecco, in queste partite. Noi si può dire che siamo stati bravi e fortunati a trovare subito il gol e poi lì è stato tutto più facile, ecco. Bene, abbiamo sentito dunque anche alcuni dei protagonisti di questo larghissimo successo tennistico della Lucchese 6-0 su Riccione quattro rimangono i punti di distacco dalla capolista Correggese ma insomma ci sono ancora 12 giornate in cui davvero può succedere di tutto da martedì la squadra riprenderà la preparazione abbiamo sentito Pagliuca un passo alla volta una partita alla volta la prossima si chiama Clodiense a Chioggia proprio alle porte di Venezia e lì sarà una partita crediamo ben diversa ma dove la Lucchese deve cercare comunque di fare tre punti e sperare poi che la Correggese prima o poi possa commettere qualche passo falso. Bene io ringrazio Duccio che mi ha assistito per la parte tecnica. A tutti voi che ci avete seguito fin qui, eh, la Lucchese ha battuto 6-0 il Riccione. Appuntamento a domenica prossima per il dopo partita da Chioggia di Clodiense Lucchese. Grazie a tutti voi, la più cordiale. Buonasera.